come è da tradizione, si parte, il microfono si blocca, quindi riavvolgiamo il nastro. Dicevo, la seconda puntata a distanza di una settimana, dedicata al Covid, alla quarta ondata. Oggi parleremo anche di vaccini, dei Sivax, dei Novax, cercheremo di capire cosa sta accadendo anche alle nostre latitudini. I numeri non sono preoccupanti, però da più parti arriva il segnale, come dire, stiamoci attenti, perché quello che sta succedendo nel resto d'Europa, riferimento per esempio va alla Germania, va all'Olanda, va all'Austria, all'Inghilterra, insomma, bisogna essere più, come dire, un attimino più accorti, perché il virus ancora c'è, non è morto, e nella puntata del nostro telegiornale di ieri lo stesso professor Caruso ci diceva: attenzione, perché questa variante molto più aggressiva si replica 50 volte in più rispetto alla precedente, alla Delta. Questa è la Delta Plus, no? Si chiama Delta Plus. Io ho perso il conto, Delta Plus, non ricordo più questi nomi dati alle varianti. Ne parliamo naturalmente con gli ospiti in studio, ve li presento subito. Abbiamo il primario del reparto di rianimazione dell'ospedale Annunziata di Cosenza, Pino Pasqua, grazie. E il dottor Giovanni Malomo, che è un pneumologo, che ha la responsabilità, diciamo, della gestione di questa branca molto importante della medicina negli ospedali SPOC della provincia. E poi ci sarà Domenico, che adesso vedrete, che è sempre con me presente in questo tipo di appuntamenti, di appendice, di approfondimento al nostro telegiornale. Parto subito con una domanda, così nel frattempo poi il nostro regista prepara i collegamenti che abbiamo. Dottor Pasqua, situazione assolutamente sotto controllo, mi pare, no? Diciamo che la pressione sull'ospedale è costante, ma non diciamo, con numeri elevati. C'è diciamo, i reparti di medicina sono saturi, ma noi abbiamo soltanto due reparti ancora aperti, che sono la medicina, la pneumologia Covid e la malattia infettiva Covid. Quindi due in meno rispetto alla terza ondata, e sulla terapia intensiva invece l'affluenza per fortuna è costante ma molto lenta. Dottor Malomo, nel corso dell'attività quotidiana sta riscontrando una situazione che possiamo definire gestibile, sotto controllo, non allarmante? È ancora gestibile. Bisogna fare precocemente delle dimissioni di forma protetta per liberare posti letto, quindi i pazienti che vanno verso il GNS bisogna portarli a casa velocemente, se non hanno più adeguati respiratori, quindi impegni respiratori. Quindi dimissioni precoci, liberare facilmente i posti letto, attivare nuovi posti letto, quindi che è l'obiettivo della direzione strategica dell'ASPA, e Lei ne vedremo ha se attivati riusciamo. altri 16 posti Stiamo nell'area di attivando Colle. 16 posti, sono problemi tecnici, stiamo cercando di risolverli tra oggi e domani, vediamo se da lunedì possiamo essere operativi. E adesso abbiamo il collegamento tra i giovani, abbiamo Valentina Iannuzzo, che collabora anche con Emergency, la vediamo, grazie per essere qui. Lei è assolutamente favorevole al vaccino, vero? Assolutamente sì. Quindi ne parliamo. Poi andiamo avanti, Raimondo Pace, dovremmo averlo adesso, vederlo appena è possibile. Raimondo Pace è invece assolutamente contrario al vaccino, vero? Diciamo sono per la libertà di scelta. Sono Come? per la libertà di scelta. Ma lei è vaccinato, scusi, e No. non ha intenzione di vaccinarsi. Assolutamente. Ne parliamo tra un attimo. E poi abbiamo Jessica Guarascio, che ha avuto il Covid, vero? Lei ha avuto il Covid, è stata per quanti giorni ricoverata in ospedale? Io ho 2 settimane, 15 giorni. 3 settimane o 2 settimane? Non ho ben capito perché. 15 giorni. 15 Sì. giorni, dove è stata ricoverata? All'Aquila, terapia intensiva. Terapia intensiva, quindi
fatto un'esperienza non da poco. Io ho partorito positiva al Covid, quindi la mia situazione era un po' complicata e diversa da quella che stava lì dentro. Avevo sia il reparto di ginecologia che mi stava attorno che quelli del reparto Covid, quindi. Ho capito, ho capito. Cosa le ha lasciato questo incontro con questo mostro del Covid? Cosa le ha lasciato dentro? A distanza di un anno, perché io ho partorito il 18 novembre del 2020, mi ha lasciato un forte rammarico, in quanto io, quando l'ho partorito, non l'ho potuta nemmeno toccare, e l'ho potuta vedere e abbracciare un mese dopo la nascita. Quindi sono stata male sia psicologicamente che fisicamente, e il fatto di non poter vedere mia figlia, di poter fare ciò che una madre fa nei primi attimi che diventa madre è. A distanza di un anno, inizialmente ho accusato, ho avuto la polmonite bilaterale, quindi sono stata male, non riuscivo a prendere fiato, non riuscivo nemmeno a deglutire. Bere dalla bottiglia per me era un'enorme impresa, bevevo con la cannuccia e facevo sorsi piccolissimi. E a livello psicologico, quello che vedi dentro la terapia intensiva ti rimane perché ti senti come un animale infetto. Poi dove stavo io c'è da dire che il reparto erano tutti meravigliosi, però ci sono state, forse è stata la paura che ha preso un po' il sopravvento tante volte, in quanto ci sono state delle manovre che si potevano benissimo evitare. Ad esempio, la cosa più triste che rimane in noi che siamo stati in terapia intensiva è il fatto che siamo soli. Ti mettono là dentro e non sai se. Nel mio caso ho detto ecco, ho partorito e poi ho detto forse neanche la vedrò, perché appena mi hanno fatto entrare dentro la stanza avevano tolto il casco a una signora e dicevo ecco. Mo' ha messo al mondo mia figlia tanto desiderata e non so nemmeno se la vedrò. Poi la situazione era critica anche psicologicamente perché io, diciamo, nella mia famiglia gli unici negativi erano mio marito, fortunatamente, e mio fratello. Mio padre era positivo, è un operatore sociosanitario, mio padre. Mia madre positiva e quindi praticamente la bimba è nata negativa. L'hanno portata in terapia intensiva neonatale, dove è stata per 2 settimane, e dopo 2 settimane l'è andata a prendere il padre, senza aver preso mai una bimba in braccio, senza aver mai cambiato un pannolino. L'è andata a prendere e ha fatto ciò che dovevo fare io. Bene, così fermi un attimo qui. Raimondo Pace, che effetto le fa ascoltare questi racconti? Mentalmente nessuno. Mi spiace di ascoltare un'esperienza negativa di qualcuno che ha incontrato il virus e purtroppo ha avuto problemi. Però se si fa una sana prevenzione, si può arrivare a contatto con le malattie e il nostro sistema immunitario è in grado di neutralizzare tutto. Quindi il sistema immunitario dovrebbe neutralizzare queste malattie, E lei il nostro dice. sistema immunitario è praticamente perfetto. Se lo seguiamo e ci rendiamo conto di chi è che lo controlla, non abbiamo problemi con le malattie, anche se all'inizio si c'entra a contatto.
Senta, ma lei come vive questo approccio difficile col vaccino, anche nella quotidianità? Adesso c'è bisogno anche del Green Pass per fare tante cose. Come la gestisce? Personalmente sono di quelli che soffriranno da questa storia perché sono un solitario di natura. Quindi, dove anche dover stare in casa non mi crea troppi problemi. Sono un maestro yoga che ama molto la sua solitudine. Però, insomma, uscire così non mi dispiace, incontrare persone e poter condividere quello che ho imparato. Ma qualcuno le chiede, scusa, ma Raimondo, sei vaccinato? Lei risponde no. E poi, Esatto. e l'altra persona, il suo interlocutore, come reagisce? Ma alla fine reagiscono tutti quanti bene, perché grazie a Dio frequento persone che hanno una certa intelligenza e che si rendono conto che ognuno deve fare la scelta che ritiene più giusta per se stesso. Ho capito. Domenico, hai sentito queste due storie? Sì, buon pomeriggio. Il discorso è molto complicato, è delicatissima la vicenda e devo dire la verità, più passano le settimane, i giorni e più diventa complicato inseguire questa fetta che non è banale di popolazione, perché stiamo parlando di circa 4 milioni di persone tra i 40 e i 60 anni. Ed è una fascia di popolazione che naturalmente è quella che pratica di più la mobilità in ogni senso, nel senso che è gente che lavora, gente che viaggia, gente che studia. Io personalmente ritengo che il braccio di ferro risolverà poco. Risolverà poco perché mi sono convinto che l'opera di persuasione non deve, diciamo, lasciare spazio alla dittatura, perché da questo momento in poi invece mi immagino che una ideologizzazione di questa posizione possa provocare più danni. Tenete presente che nel mentre il governo insegue le prime dosi per alcuni, poi ci sono da fare le terze, 6,7 milioni di italiani non hanno fatto nemmeno la prima e dose. 4 milioni nella fascia 40-60 anni, lontanissimo da me avere, diciamo, conoscenze sul piano epidemiologico, ma è un numero in grado di generare varianti in continuazione e per l'eternità. La partita è delicatissima e credo che l'approccio militare non paghi più. Ecco, io vedo che è cessata l'opera di persuasione scientifica. Valentina Iannuzzo ha ascoltato la storia di Jessica, ha ascoltato anche le parole di Raimondo Pace. Che idea si è fatta? Io da vaccinata e convinta vaccinata, che anzi non vedo l'ora di fare la terza dose per sentirmi ancora più al sicuro, sinceramente l'esperienza di Jessica probabilmente sarà quella che hanno vissuto tante donne in Italia che hanno partorito in periodo Covid. Io tra l'altro ne conosco un paio che si sono ritrovate a partorire nella prima ondata di Covid, dove non facevano entrare assolutamente nessuno, quindi la mamma si trovava completamente da sola, senza neanche poter vedere la figlia. Oltre a questo, lungi da me fare un discorso scientifico, perché sono una persona normalissima che però crede nella scienza. Quindi io credo che, e lo stiamo vedendo rispetto all'anno scorso, a inizio 2020, da quando hanno creato questi vaccini, sicuramente il virus magari non si è arrestato del tutto, ma abbiamo visto che la curva è scesa tanto, l'incidenza sui morti e sulle terapie intensive è scesa tanto. E quindi questo va ascritto ai vaccini, insomma. Lei dice Secondo questo. me sì, secondo me sì. Ovviamente oltre ai vaccini ci sono da prendere le precauzioni che possono essere mantenere le mascherine nei Ecco, luoghi chiusi. si fermi un attimo. Raimondo Pace, i vaccini, le mascherine, lei utilizza la mascherina? Sì, quando vado in luoghi chiusi la utilizzo per rispetto. Quindi si attiene a quelle che sono disposizioni, distanza, tutte queste precauzioni, diciamo. Questa qui è una cosa che ho sempre fatto in maniera naturale.
Quindi non le ha procurato nessun tipo di... No. Però, insomma, se le venisse chiesto, senti, Raimondo, devi farti il vaccino perché sennò qui non fermiamo questa circolazione del virus, lei dice no, perché non ritiene questo come dire, un elemento capace di bloccare questa diffusione del virus. Allora, dato che ho studiato un po' di scienza, mi sono anche iscritto a medicina qualche anno fa, vi posso dire che questi vaccini ad mRNA hanno delle criticità su cui non ho avuto risposte convincenti, o parlando con medici. Quindi personalmente questo tipo di vaccino non lo farei. Quindi lei si informa naturalmente, si è informato prima sui vaccini, no? È andato a attingere informazioni. Sì, ma Posso. guardi, conosco come funziona la cellula, conosco il funzionamento dell'mRNA. Ok? Il punto è questo: ci sono delle criticità legate proprio all'mRNA. Uno, che succede se viene letto da una trascrittasi inversa? È una domanda. Uno se, non ho sentito bene, scusi. Cosa succede poi all'mRNA che viene iniettato nell'organismo? Ok? Cosa Se invece di avviene? legarsi al ribosoma viene letto da una trascrittasi inversa? È una domanda. Un'altra, i dottori conosceranno sicuramente le malattie da prioni. Un prione è una proteina che si ripiega male e che invece di essere riconosciuta come tossica per l'organismo e quindi demolita, invece va a ripiegare male le altre proteine. Si creano in complossi con la cellula impazzisce. Sarebbe il virus, il morbo della mucca pazza, che non è un virus, Bene, va bene. ma è una proteina mal ripiegata. Potrebbe esserci anche questo rischio. Va bene. Sono domande. Va bene, dottor Pasqua. Da quello che ho studiato, insomma, Questo è lei, dubbi miei questo, sono venuti. si è fatto quest'idea. Penso che stia mettendo in discussione tutta la comunità scientifica mondiale. Tutto ciò che è stato proposto e che sta dando grosso modo quei frutti che noi viviamo quotidianamente. Il 45%, cioè noi non abbiamo una percentuale di afflusso in ospedale e nei centri SPOC di pazienti non vaccinati che rappresentano la maggior parte dei pazienti che arrivano. La percentuale anche dei vaccinati che ha la sfortuna di prendere il Covid comunque arriva con una sintomatologia totalmente diversa. Quindi vuol dire che l'azione che il vaccino riesce a fare e a generare nel nostro sistema immunitario comunque consente una azione diversa del virus sul nostro organismo. Poi non sono tanto d'accordo con lei che noi riusciamo a gestire il nostro sistema immunitario. Io penso che lì c'è un discorso totalmente diverso, perché se no qualunque patologia riusciremo a non averla e a saperla gestire in modo quotidiano e costante. Sono tante e diverse le idee che dovrebbero farla ragionare sotto questo aspetto e dire che probabilmente, io le auguro che lei non avrà mai, non contrarrà mai il Covid, però sicuramente sono una serie di eventi, una serie di situazioni che determinano eventualmente la positività. Giovanni Malo, cosa succede ai nostri polmoni quando si incontra il virus, quando si rimane contagiati? Allora, diciamo che possiamo anche essere asintomatici, nel miglior dei casi un paziente vaccinato è asintomatico e non ha grosse reliquati polmonari, uno. Poi ci possono essere le forme, diciamo paucio-sintomatico, con interessamento del 10, 15, 20% che possiamo curare a domicilio. Poi ci sono diciamo, le percentuali di impegno polmonare del 50% che cominciamo ad ospedalizzare, poi ci sono le forme del 70% che vanno o in subintensiva respiratoria, e quindi i pazienti vanno cascati, e se non ce la fanno in intensiva respiratoria. A tal proposito, volevo ricordare al dottor Pasqua che molto spesso lavoriamo insieme in modo sinergico. Ultimamente ha avuto un ragazzo e un altro signore che non sono stati vaccinati, perché purtroppo lui è il terminale di tutte quelle patologie gravi
che si vengono a instaurare anche nei reparti, quindi che non riusciamo a dominare nei reparti, poi lui ci deve mettere le mani. Anche in questo caso le posso dire che i pazienti che si sono guariti, mi parlava l'altro giorno, telefonicamente ci siamo sentiti su un paziente, dice guarda, si è convinto quel ragazzo a vaccinarsi, questa è l'esperienza che io posso dire. Un ragazzo di 16 anni che è finito intubato, certo, di animazione, che adesso sta meglio. Sta meglio, si è convinto a vaccinarsi, quindi il terrore di affrontare caschi, terapia intensiva, dovrebbe far riflettere qualcuno e dire scusatemi, ma perché io non mi devo vaccinare? Qual è la paura? A questo punto posso parlare di paure, non solo di convinzione. Qual è la paura che non mi consente di vaccinare? Domenico. Io apprezzo il tuo modo, lo sai, di approcciare, diciamo, questo tipo di focus e di approfondimenti. E quindi la possibilità che dai, come giusto che sia, a tutti di fornire il proprio punto di vista. Però un conto è ammettere di avere semplicemente e umanamente paura, e altro è ascoltare le argomentazioni pseudoscientifiche che abbiamo sentito poco fa a livello mistico, quasi esoterico, non si capisce. Mi scusi, guardi, no, perché poi a questo punto è davvero molto più virile e orgoglioso dire abbiamo paura, e chi non ne ha, e chi non ne ha avuta, o chi non avrà ancora le terze, le quarte, le quinte dosi. Stiamo viaggiando in un mare in tempesta, sconosciuto per tutti, però qua ci sono due punti fermi. Per chi crede soprattutto in Dio è uno, l'altro c'è la scienza. Le due cose, per quanto mi riguarda, si combinano, ma diciamo che non c'è un'altra via. C'è quella della umana paura, però i dati sono lì. I dati sono che in Italia ci si è vaccinati più che negli altri paesi e stiamo un po' meglio. Ma attenzione, è effimero questo stare meglio, perché la brutta, purtroppo, notizia è che non ci aspettavamo nessuno che al sesto mese la protezione scendesse così tanto. Ecco, questo è un grande problema. Sentiamolo Raimondo adesso che vuole rispondere. Quindi, sì, allora, intanto paura... ho fatto domande a cui non mi è stata data risposta. Poi, personalmente non mi vaccino per il fatto che abbia paura, semplicemente per amore. Ciò che ho imparato, e sono un uomo di 50 anni, okay? Grazie a Dio, vegetariano da quasi 29, vegano da 4 e mezzo. Dieta vegetale, praticare una sana attività fisica, essere in contatto con la propria anima e seguire quello che ci dice, cioè trovare la nostra strada, ci permette di funzionare al 100%. Okay. Fa funzionare il sistema immunitario come si deve e non abbiamo paura di incontrare nessuna malattia. Se studiamo la storia, ci sono esempi di personaggi di questo tipo che stavano in mezzo agli appestati e non avevano nessun problema. È da sempre che nel momento in cui c'è stata qualche malattia, okay, alcuni esseri umani sono riusciti a superarla, che se no saremmo estinti. Insomma, questa è la motivazione che spinge a non... Questa è la mia. Ho capito. Okay. Ma lei ha partecipato anche alle iniziative di protesta Novax? Sì, è andato. Dove è andato? A Napoli? Dove è andato? Sì, no, sono stato una volta a Roma, a Piazza San Giovanni, che è stata la volta dove ha parlato Andrea Schillino. Quindi mi faccio capire, lei è una sorta di... è un militante dei Novax? Non esattamente, sono uno per la libertà di scelta, è diverso. Bene. Sono per il rispetto della Costituzione italiana. Rimanga qui. Nella Costituzione italiana sta scritto che in nessun caso la legge può violare la dignità dell'individuo. Rimanga qui. Della persona umana. Rimanga un attimo qui, voglio sentire... Per quanto mi riguarda, che sono... Seguone... Sì, ma me lo dirà. Non posso tollerare. Me lo dirà tra un attimo. Che portano la sofferenza di altri esseri viventi. Me lo dirà. La mia etica. Scusi, me lo dirà tra un attimo. Rimanga collegato con noi. Prima di salutare Jessica, voglio farla un attimo intervenire. Jessica, le parole che ha pronunciato Raimondo Pace, cosa suscitano in te?
Io ricordo quando ero ricoverata, mi chiamavano persone che conosco e mi dicevano: ma tu ci credi al coronavirus? Ma ti pensi che esiste? Io dicevo: ma provate a venire un secondo qua e capite, e poi mi dite. Ah, io rispetto ogni idea, ognuno ha i propri pensieri, ognuno fa ciò che vuole, sempre nel rispetto degli altri, ovviamente. Io ho due vaccinazioni, quando mi diranno di fare la terza vaccinazione la farò. La mia più grande paura adesso è mia figlia, perché lei è piccolina e Bene. possiamo tutelare noi, ma loro fino a che punto li possiamo tutelare? Jessica, facciamo i migliori auguri per la bambina, per il futuro. Grazie per essere stati con noi. Adesso abbiamo la pubblicità, ci vediamo tra poco. Grazie mille. Buonasera. Allora, siamo tornati in diretta. Intanto saluto il dottor Dingianna che si è collegato con noi. Grazie. Adesso faremo ascoltare un po' di cose, così non so se ha seguito fino a questo momento, ma abbiamo Raimondo Pace che come dire, ha rappresentato, ha posizionato, ha posto il problema di chi sostanzialmente vuole che venga applicata libertà di coscienza, no? Ognuno può decidere quello che deve fare. Però mi ha colpito un passaggio che ha fatto Raimondo. Me lo date in collegamento per favore? Quando dice io indosso la mascherina per rispetto degli altri, ma forse anche vaccinarsi è un modo per rispettare gli altri, o no? No, perché non si può rispettare gli altri non rispettando se stessi. Non ho capito, no, perché? Non si può rispettare gli altri violando se stessi. Per Ah, quindi quanto mi riguarda questo tipo di farmaci, che so come vengono prodotti, necessitano della morte di qualche altro essere vivente, perché sono necessarie colture cellulari, che poi possono essere di feti abortiti o di scimmie, poco cambia. È qualcosa che viola la mia etica. voglio sentire Valentina Iannuzzo su queste affermazioni. Allora, io e Raimondo ci conosciamo già da anni, diciamo, no, non condivido questo pensiero assolutamente, perché chi dal marzo 2020 ad oggi ha avuto a che fare con persone ammalatesi di Covid, morte di Covid e tutto il resto, ha vissuto praticamente un anno e mezzo quasi di lockdown, che è costato a tutti molto. Tant'è che da quello che ho letto sono anche aumentate le patologie psicologiche, perché comunque non è stato facile. Sembra che arrivata l'estate, arrivato un certo periodo, ci si scordi Di dei quello che morti che abbiamo ci sono. vissuto, sì, di quello che Sì, abbiamo vissuto. esatto, di quello che Si abbiamo fermi un vissuto. attimo, scusi, Valentina, si fermi un attimo. Sì. Giovanni Malomo, prima, dopo aver ascoltato Jessica, diceva: è stata fortunata la ragazza. Ragazza, perché noi abbiamo avuto un caso, abbiamo coesistito anche con Pasqua, abbiamo avuto un caso di una giovane donna. Ha partorito e poi è andata a finire in rianimazione. In rianimazione è andata a finire a Catanzaro. Il Catanzaro è morta per un'embolia massiva polmonare. Giovane donna, sto parlando di 23-24 anni. La prima figliola, dato alla luce questa prima figliola, e poi è deceduta. Quindi il sistema immunitario è importante, sicuramente importante, ma quando abbiamo queste patologie così importanti che minano l'apparato respiratorio, quindi con delle coagulazioni intravasali disseminate dell'arteria polmonare, non c'è più scambio, la paziente è morta e non è la sola, quindi che non era vaccinata purtroppo. Quindi, come vedi, noi abbiamo esperienze diverse, abbiamo esperienze sul campo che ci dicono che il vaccino in ogni caso protegge da eventi avversi letali. Quindi, perché io oggi ti dico, 660 morti nella terza
correggimi se sbaglio, insomma, 660, 670 morti nella terza ondata, le terapie intensive non sono piene ora, quindi il vaccino qualcosa l'ha fatto. A proposito di terapie intensive, Pino Pasqua, i ricoverati in quest'ultimo periodo sono tutti cittadini, persone non vaccinate? Noi abbiamo avuto solo un paziente dalla fine della terza all'inizio della quarta ondata sui ricoveri che abbiamo avuto, ma erano presenti le comorbilità insieme al vaccino che aveva fatto. Tutto il resto, quindi oltre il 90%, sono pazienti non vaccinati che hanno avuto praticamente delle problematiche respiratorie gravissime con una percentuale polmonare superiore al 75% di interessamento. Questo significa che le varie varianti che si sono succedute hanno creato una replicazione maggiore, una patologia ancora più aggressiva laddove attecchisce. Domenico, intanto diamo un dato. Oggi in Calabria si contano 230 contagi su 4.918 tamponi fatti. Molto alta la percentuale. Ad occhio siamo già intorno al 5%, una cosa del genere, immagino. Me l'hai dato tu adesso la notizia, non ho fatto la percentuale. È alta e tenete presente che questi adesso sono anche tamponi che vengono fuori attraverso uno screening naturale, cioè gente che per evitare il vaccino fa il Green Pass e va a fare tamponi rituali, non sono quelli che arrivano perché hai dei sintomi o perché qualcuno ti dice guarda hai avuto contatto. La metà di questi in gran parte quotidianamente sono tamponi di gente pescata per strada perché deve fare il tampone per andare a lavorare. Ora, questa percentuale significa che il Covid è presentissimo nelle nostre strade e i controlli non ci sono. Questo è un altro grave problema. Io non voglio ovviamente parlare male delle attività commerciali che stanno aspettando una primavera nel Natale, se mi è consentito il gioco delle stagioni, però posso constatare personalmente e quotidianamente che i controlli non ci sono. Il Green Pass viene chiesto semplicemente in limitatissime occasioni. Non penso che questo sia il modo migliore per costringere, perché se questo serviva, doveva servire il Green Pass a costringere gli scettici, però se non ci sono i controlli è difficile che questa opera possa funzionare. Voglio chiedere, prima di sentire Antonio D'Ingianna, volevo chiedere ancora a Raimondo Pace. Non ha mai fatto un tampone, vero? Ha fatto uno l'anno scorso. Ah, uno l'ha fatto? Sì. L'ho fatto perché, voglio dire, aveva paura. No, sarei dovuto partire per un viaggio che però non ho potuto fare perché è scoppiato un focolaio Covid proprio nel mio paese. E quindi. Ha dovuto farlo, quindi è stato obbligato a farlo? No, non sono stato obbligato a farlo, sono andato a farlo in maniera volontaria prima che scoppiasse il focolaio Covid nel paese, perché sarei dovuto partire per un viaggio. Dato che ho la mamma di 88 anni, ma quasi 89, di cui mi prendo cura. Allora poi, essendoci questo focolaio, non mi sono più potuto muovere. Senta, le chiedo una cosa, mi risponda francamente, ma sì. Il fatto del vaccino, che non fa il vaccino, non è che forse scatta qualcosa vicino alla paura o no? No, per me solo consapevolezza e amore. La paura da me è sparita. Quindi, anche la consapevolezza dell'esistenza dell'anima, che ci sono arrivato dal punto di vista scientifico studiando fisiologia. Okay. Il semplice fatto di aprire e chiudere la mano non riusciamo a spiegarlo se andiamo a vedere tutti i passaggi senza far ricorso ad una forza esterna. Bene, Antonio D'Ingianna, hai sentito Raimondo Pace, le parole di Raimondo Pace, sì? Ho sentito quello che ha detto, buonasera a tutti. Ma nei incontri di magari tuoi pazienti che non sono avvezzi al vaccino, che non si avvicinano a questa possibilità di proteggersi dal Covid? Le motivazioni possono essere tante. Secondo me, per ogni motivazione occorrerebbe, come dire, dare delle risposte, come giustamente ha chiesto anche il signore prima. E ci vogliono degli esperti per dare risposte per ogni tipo di preoccupazione che ci può essere. Alcuni addirittura, non tenendo conto che poi ne parlerò un pochino, che avevo detto prima,
l'intervenuto. Alcuni, per esempio, non si vaccinano perché è troppo lontano, sono anziani e il centro vaccinale è troppo lontano. Quindi, per esempio, di questa è chiaro che si può trovare subito la soluzione. Quindi bisogna cercare di capire quali sono tutte le motivazioni. Però qua stiamo parlando di qualcosa di più specifico, cioè di una scelta culturale, ideologica, se vogliamo, che ha le sue motivazioni e quindi va rispettata assolutamente. Per quanto tutto quello che ha detto, io sono molto d'accordo che uno stile di vita salutare, uno stile di vita è fondamentale per ridurre notevolmente tutte le malattie, a cominciare da quelle cardiovascolari, i tumori, eccetera. E la dieta mediterranea è una dieta che è considerata patrimonio dell'UNESCO ed è essenzialmente vegetale, diciamo vegetariana. Quindi è una dieta che è sicuramente importante, è una dieta che viene anche consigliata, che noi consigliamo nei pazienti quando sono in tutte le malattie, anche durante il periodo di Ma Covid, questo sicuramente. può salvare dal fatto, può proteggere dal Covid? Volevo dire, no, questo mi deve lasciare un minuto di tempo per dire il discorso qual è. Lo stile di vita che modifica è una prevenzione e interviene su tutte le malattie, siano esse virali, siano esse metaboliche, siano esse cardiovascolari, eccetera. E quindi va benissimo questo discorso ed è quello che noi segnaliamo, facciamo, proponiamo a tutti i nostri pazienti. Ritornando sul discorso però del Covid, io vorrei far notare all'amico, così vorrei che anche lui ci riflettesse e mi desse lui una risposta. Quest'anno noi da marzo a luglio 2021 abbiamo avuto 150.000 morti in più rispetto all'attesa. 150.000 morti in più sono tanti. Se andiamo a vedere poi i dati dei proprio di quella fascia di cui si sta parlando, dei 30, 40, 59 anni, diciamo, più o meno, i numeri di contagiati tra i pazienti non vaccinati su 100.000, quindi uso un valore mediano, quindi non un valore assoluto, perché man mano che ci saranno i vaccinati i numeri assoluti tendono poi a cambiare, ma sulla mediana, sul numero mediano su 100.000, i contagiati sono 540 in questa fascia, contro i 113 dei vaccinati, del gruppo vaccinati. Gli ospedalizzati, sempre in questa fascia, dei non vaccinati, sono 54 contro i 2 dei vaccinati. Quelli che sono in rianimazione sono 6 su 100.000 di non vaccinati in questa fascia contro 0,13 dei vaccinati. Quindi questi numeri, che sono numeri statistici, e la scienza lavora su numeri e su dati statistici, ci dicono che il paziente vaccinato si ospedalizza di meno, muore di meno sicuramente ed è più protetto anche per i contagi. Fermo restando che comunque quell'attività di utilizzare la mascherina, il distanziamento, il lavaggio continuo delle mani, la disinfezione delle mani non può essere considerato, e questo forse te lo contesto, amico, un atto di rispetto nei confronti degli altri. Quando un atto importante per evitare di diffondere malattie. Un rispetto non solo per gli altri, ma anche per se stesso, perché se uno usa Scusami, mascherine, eccetera, anzitutto vuole bene a se stesso ed ma evita di mi ammalarsi. fai sentire adesso, Antonio, fammi sentire adesso Raimondo su questo passaggio, ultimo tuo passaggio. Beh, su questo rispondo con le parole di Gesù: ama il prossimo tuo come te stesso. Preservando me stesso, preservo gli altri. Ma ha avuto degli amici che magari hanno incrociato questa esperienza brutta? Allora, ho due famiglie di vicini di casa che sono state tutte e due infettate. Ma hanno avuto paura di stare vicino lì, insomma, no? No, nessuno. Allora, semplicemente sono una persona consapevole. E il punto è questo: noi non siamo solo un corpo, siamo un'anima che abita un corpo e che questo corpo lo dirige. È questione semplicemente di prendere consapevolezza. Quindi mi faccio capire, lei si sente parte di questo popolo che contesta vaccini, contesta addirittura il virus, cioè chi No, dice che non esiste. il virus esiste, nessuno dice che il virus Esiste. non esiste. Quindi. Per quanto riguarda, allora, per quanto riguarda il discorso dei vaccini, ormai è stato dimostrato, e questo non è contestabile, che chi è vaccinato purtroppo può contagiare e magari anche forse in forma minore, come dicono loro, okay? Non l'ho testato direttamente io, quindi non posso dirlo, non ho dati. Però
per poterlo dire. Comunque si ammala pure e qualcuno muore, ok? In forma minore. Ve lo do per buono, ok? Voi ci lavorate, quindi sicuramente lo sapete più di me. Però il fatto che i vaccinati contagino, e questo è quasi con il problema del Green Pass, ok? Che è un'aberrazione e va contro la nostra Costituzione. Perché non è una manovra, una cosa sanitaria, ok? Chi è vaccinato non ha la garanzia di non contagiare. E non potete dire che sono i non vaccinati a far girare il virus. In questo momento il virus circola di più tra i vaccinati. Si fermi un attimo qui, si fermi un attimo qui. Malomo. Così la catena, bisogna interrompere la catena dei contagi e quindi ho bisogno che anche il non vaccinato sia vada incontro a una vaccinazione per Raimondo interrompere. sostiene che il vaccinato che Ma il vaccinato si è infettato, guarda, io ti posso parlare di un'esperienza personale. Mi smetto i panni da medico e io sono stato colpito dal Covid nel mese di fine settembre. Mi sono fatto una polmonite al 25%, perché purtroppo io ci lavoro con i Covid. Era finita la mia immunità, l'ho beccato anch'io, per motivi lavorativi. Detto questo, mi sono fatto una polmonite al 25%. Mi sono curato a casa, tranquillamente, ho fatto il mio iter, 20-21 giorni sono diventato negativo, ho ripreso a lavorare tranquillamente. Se io non ero vaccinato, con le comorbidità che ho, sicuramente ero finito in terapia intensiva, perché avendo delle comorbidità, ipertensione, diabete e quant'altro, io invece normalmente lavoro grazie allo strumento che è il vaccino. Quindi riesco a essere nuovamente in pista. Quindi il vaccino mi ha protetto e quindi ha fatto sì che l'infezione era ridotta. Quindi se non si capisce questo è difficile poter Fino a ragionare. Pasqua. No, io non sono d'accordo nemmeno su questo, cioè non credo assolutamente che diciamo l'infettante sia il vaccinato rispetto al non vax. Diciamo che c'è, a parte quella parte dei dati scientifici che abbiamo sentito prima, che evidenziano in modo chiaro quello che è la percentuale, le possibilità di infezione e dei sintomi e dei segni che dà un'eventuale reinfezione. Il contrario è quello, cioè io non credo che si rispetti molto se stesso e si rispetti allo stesso modo gli altri nel momento in cui tu incontri delle persone che rischiano di essere infettati. Noi abbiamo dei dati certi, lo viviamo quotidianamente, lo constatiamo su quello che viviamo e io ti do anche un'altra notizia. Il problema nostro è, io ho fatto la terza dose di vaccino, vivo quotidianamente nel Covid, ho portato mia figlia a fare la terza dose di vaccino perché è un medico e lavora in ospedale e quindi ha contatto con il potenziale Covid. Noi non abbiamo un momento di tranquillità e la tranquillità ci viene proprio da questa serenità che ti dà la possibilità di avvicinarti laddove sei tutelato, e io ritengo che il vaccino tuteli al 100%, per quello che poi è il risultato che produce nel paziente che si ammala, e la certezza del rispetto dell'altro nel momento in cui non ci si vaccina. Beh, lo si risolve soltanto rimanendo a casa da soli e non andando in giro. Domenico. Ma il vaccino è indiscutibile, è una discussione antistorica ormai, cioè in piena guerra ci è stata fornita l'unica arma possibile, Ma piaccia Raimondo però ha o un'altra idea. no. Il problema non è Raimondo e non me ne voglia, il problema è se ci dovessero essere tanti Raimondo. Perché Raimondo ha detto prima che lui ama stare spesso da solo in casa, però ha partecipato a delle pubbliche manifestazioni, immagino senza mascherina, e a contatto l'uno con l'altro, non oso immaginare che cosa poteva succedere, o magari è successo e non lo sappiamo. Il punto è quanti sono a pensarla così? E l'unica vera questione oggi non è più chiedersi se è opportuno vaccinarsi, perché è veramente paradossale chiederselo ormai. E come si farà a convincere questa fetta di popolazione? Con quale argomentazione? Con la forza? Con
Con quale argomentazioni? Con la scienza? Io non ho, non riesco ancora a capire quale altro scatto deve intervenire. L'Austria ci prova da febbraio con vaccino obbligatorio. Può darsi che una sanzione penale civile possa servire? Se dovesse essere deciso di renderlo obbligatorio anche in Italia, sono curioso di sapere Raimondo come reagirebbe. Personalmente, meglio morto che vaccinato. Meglio morto che vaccinato, quindi... Ma lo ripeto, violo la mia etica. E nessuno può permettersi di fare una cosa del genere. E, lì, e la Costituzione italiana non lo permette. Però non esca di casa più. Dice Domenico, a questo punto si chiude in casa e non esce. Non è vero, perché non potete partire dal presupposto che uno è ammalato. Ok? E poi voi vi basate soltanto su un aspetto della vita prettamente materialistico, come vi ho già detto. Non siete neanche in grado di spiegare come facciamo a muoverci a camminare senza ricorrere ad una forza esterna all'organismo. E parlo dal punto di vista scientifico. Ci sono molti come lei nel gruppo che la pensano così? No, personalmente non ho trovato moltissime persone. Ma quando ha partecipato alla manifestazione, che cosa si discuteva tra di voi? Perché no? Quando ci guarda si tratta del problema del Green Pass, ok? Che è assodato che non protegge dai contagi, non protegge dalla diffusione della malattia, ma è soltanto qualcosa di politico che viola la Costituzione. Per il vaccino ognuno può fare quello che vuole. Ci sono anche persone che sono vaccinate, sono d'accordo con loro. Il discorso è questo. Lei conosce altre... Non è allora, guardate, storicamente, nel momento in cui è stato detto che esiste solo quella soluzione, ci sono sempre stati i più grandi errori storici. Basta guardare i tempi del nazismo, del fascismo, andando anche indietro. Ok, vabbè, arriviamo di pazia. Ho capito, ma siamo qui. Conoscere un minimo di cultura, ok? Vabbè. A suo tempo, quella donna aveva capito che la Terra ruotava attorno al Sole, vabbè, e che il Sole si trovava sul movimento. Senta un attimo, scusi un attimo. È stata uccisa? Sì, ho capito, perché ho capito. Diceva sì. Qualcosa che era contro la narrazione ufficiale. Allora, quando lei legge, per esempio, prendiamo il bollettino di oggi, che ci sono 250 corregionali che hanno contratto il virus, che la percentuale di positività è al 4,68%. Non la scuote? Non lo scuote quella cosa del genere? Sì, dico che se si fosse cominciato all'inizio a fare prevenzione invece di andare a cercare di fare business, ok, probabilmente ne saremmo già usciti. La spagnola dopo 2 anni era finita, si stava peggio di questo. Si fermi un attimo, Valentina, rapidamente. Rapidamente, io non sono d'accordo su nulla di quello che ha detto Raimondo, perché innanzitutto io ho un genitore fragile e quindi non ho visto l'ora di potermi vaccinare, perché soprattutto durante il lockdown, dove non si aveva speranza di nulla. Che grazie a Dio ha scelto di non vaccinarsi. Chi? Mia madre. No, io sto parlando di mio padre. Ho capito, l'ho anche detto, è una persona fragile, vi affianco. Ed me ne prendo cura e la proteggo. Sì, Raimondo, scusa. Faccio tutta l'attenzione del caso. Perdonami Raimondo, stavo dicendo una cosa. Io, al di là di tutte le attenzioni che si possono prendere e che si sono prese prima dei vaccini, perché poi il vaccino è da un anno, diciamo, a questa parte che lo abbiamo, io credo che quella sia l'unica soluzione per proteggerci e anzi io sarei per renderlo obbligatorio. Non al Green Pass, no al Green Pass, perché come è stato detto prima ci sono pochi controlli e soprattutto io credo che l'unico modo per superare questa pandemia sia remare tutti nella stessa direzione. Allora Valentina diceva prima che lei vive un genitore che è un soggetto fragile, immediatamente non ha visto, come dire, ha aspettato il suo turno, poi ha portato suo padre a fare il vaccino per proteggere. Sì. Mentre Raimondo, che vive con la mamma, che mi pare ha detto intorno a 88 anni, se la memoria... 89 anni e l'8 gennaio. 89 anni, cosa fa? Non l'ha fatta vaccinare. No, ha scelto lei di non vaccinarsi.
È una donna che ha una laurea in matematica e fisica, ok? Quindi non è una donna stupida o che non ha cultura. Ha Ma non si parla di insegnato per tanti cultura. anni. No, E ha scelto lei di non farlo. non credo che dipenda dalla cultura, non credo che ci voglia una laurea per capire i dati scientifici e la curva epidemiologica che sta di nuovo risalendo. Quindi non, assolutamente no. Cioè, la prima cosa che è stata fatta, il primo vaccino che abbiamo fatto in famiglia è stato quello di mio padre. Successivamente mia madre, appena è stato possibile, io e mio fratello e comunque tutti quanti, ho anche due nipoti di 16 e di 12 anni che si sono vaccinati anche loro. Perché così? Perché è giusto così. Solo così si E voi possono avete debellare fatto le una scelta, malattie. non è giusto così, è Noi leggermente abbiamo differente. fatto una scelta ponderata. Se poi andiamo, tu mi hai parlato di storie, di storia e quindi nel passato, ora io non vorrei dire stupidaggini, dato che in studio ci sono dei medici, però mi viene in mente la poliomielite, negli anni 70 circa, ci sono libri su libri di questo, e in quel momento colpiva i bambini e non c'era un vaccino antipolio. È Allora, stato scoperto subito dopo e lì è stata debellata la malattia. Tu la debelli con un vaccino, non la debelli con la preghiera, con l'anima, con tutte queste cose. Bisogna essere onesti. lo puoi fare anche in questo Come? modo. Non è mai stato provato farlo in questo modo. Ma è stato provato, ma non credo Non che i ci sono dati 150. scientifici che riguardo a questo. Ma non Ok? penso che i Avete mai provato centocinquantamila ad morti che ci esaminare una sono stati. popolazione di gente che vive in un certo modo per capire se si ammalano, quante volte si ammalano. Personalmente, in 29 Allora, anni mi ci sono sono trovato persone 4 volte con sanissime che si sono respirazione. ammalate, ci sono persone sanissime che si sono ammalate, persone giovanissime che si sono ammalate, pur facendo una vita salutare, una dieta mediterranea, come è stato detto. Quindi non credo che questo sia un virus. Fermiamoci qui, No, un fermiamoci qui. momento, no, bisogna fare tutto quanto come si deve, che significa dieta vegetale, che significa la dieta vegana. Poi Sì, va bene, fermiamoci un attimo qui. Fermiamoci. fare un'attività fisica sana. Ok. Fermiamo un attimo qui. Antonio Dingianna, piccolo commento prima della pubblicità. Velocissima, la Corte Costituzionale nel 94 ha detto che implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute degli altri, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. E la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile e infondata la questione che era stata sollevata sulla obbligatorietà dei vaccini dell'infanzia fatta dal Veneto a livello del TAR, e l'ha considerata. Per decreto legge è stata fatta, diciamo, l'obbligatorietà dei vaccini. È stata considerata una cosa fondamentale nella giurisprudenza per la tutela della salute dei ragazzi e delle popolazioni. E considerate che questo era stato fatto quando avevamo avuto soltanto 4.885 casi di morbillo con 4 decessi ed era stato dichiarato lo stato di emergenza. Qua stiamo parlando di milioni di casi, di milioni e milioni di morti in tutto il mondo e di centinaia di migliaia di morti in Italia, per farvi capire il tipo di rapporto. La Corte Costituzionale si è espressa chiarissimamente già con l'obbligatorietà dei vaccini nell'infanzia, per cui non ci sarebbe nessun problema a fare l'obbligatorietà anche con questo vaccino. Io sono sempre del parere che bisogna parlarne, discuterne e convincere le persone, però come ha detto giustamente prima la signora, alcune malattie tipo il vaiolo sono sparite nel mondo grazie alle campagne vaccinali e molte famiglie non hanno più quei problemi che può portare o che aveva portato la poliomielite, il morbillo, la rosolia, la pertosse e la Ti devo parotite. E mandare la se la... pubblicità. Perfetto, Devo fermare, ti devo mandare la sentiamo dopo. pubblicità. Devo mandare la pubblicità. Tra poco, rimanete con noi. Allora, torniamo in diretta. E intanto c'è da dire che in Calabria mi pare siano 152.000 le persone non vaccinate. E tutta nella fascia compresa tra i 40 e i 50 anni, no? Questa è la statistica. Lo leggevo qualche giorno fa, mi pare, sul rapporto di Gimbe. Gimbe, proprio, ecco, esatto,
Giovanni Malomo, Jimmy, ma incontra quotidianamente nel suo lavoro persone che hanno una certa resistenza a vaccinarsi, oppure persone che inizialmente non volevano vaccinarsi, poi hanno incontrato il Covid e quando vengono da lei? È una domanda da fare agli epidemiologi, però ti posso dire esperienza personale, i centri vaccinali sono vuoti oggi, quindi non abbiamo una grossa affluenza dei centri vaccinali, almeno per quello che mi riferiscono i colleghi sul territorio. Non abbiamo ancora un controllo del territorio, che è la cosa più grave, quindi molti extracomunitari che lavorano in centri agricoli non sono vaccinati, quindi c'è una diffusione, quindi senza controllo dei Green Pass. Mettiamo tutte queste cose insieme e possiamo aspettarci chiaramente un aumento dei contagiati nei prossimi mesi. Dicevo proprio questo prima nella pausa, cioè praticamente noi abbiamo questa non affluenza, là bisogna lavorare, io penso che il nostro interlocutore sia l'estremità maggiore della convinzione al Novax, però c'è tutta una fetta di popolazione che invece a cui andrebbe spiegato meglio qual è il rischio a cui va incontro, le immagini quotidiane che vediamo, le percentuali che noi leggiamo nei report, ci fanno capire chiaramente che bisogna insistere sul discorso anche, io sono sulla libertà anche sotto alcuni aspetti, non obbligherei il vaccino a tutti i costi, nel rispetto anche della Costituzione. Farei capire qual è l'importanza, cioè divulgare sempre di più in modo mediatico, in modo costante, in modo diciamo ad persona, quello che è l'importanza del vaccino, quali sono i risultati che noi possiamo ottenere se percorriamo questa via, rispetto a quella che è l'estremità opposta di questo pensiero che porta poi a delle convinzioni personali. Ma io dico, ma la vostra esperienza, no? Con il Covid l'avete vista da vicino, l'avete visto da vicino, avete curato pazienti, avete visto delle situazioni, alcune terribili, altre purtroppo non sono andate a buon fine, insomma, che non siete riusciti a salvarle, le persone, perché arrivano magari in ospedale già con una situazione di grande, fortemente compromessa. Ecco, ma perché non spiegate alle persone, come magari Raimondo Pace, che forse se avesse l'opportunità di dialogare con voi direttamente, che avete visto che cosa vuol dire la malattia, cosa vuol dire incontrarla senza una protezione, quali effetti può provocare? Ma diciamo che in ospedale, in terapia intensiva, noi abbiamo avuto dei risultati in linea con quelli che sono diciamo le percentuali nazionali. Abbiamo avuto la fortuna, con il nostro lavoro intenso, di poter tirar fuori tantissime persone dalla terapia intensiva, e sono persone che hanno cambiato idea, che hanno vissuto con noi e hanno visto con noi quello che succedeva intorno, quello che succedeva al paziente accanto, e quindi quello porta a capire bene qual è la gravità del problema. Cioè noi non, alla domanda che avevi fatto già a Giovanni prima, noi non abbiamo il contatto con la parte della popolazione sana, in cui sana, che non ha contratto patologia. Da noi arrivano già con patologia, quindi il periodo che tu hai di azione e di dialogo e di trasmissione di quello che è il pensiero è piuttosto Quindi limitato. Viene saltato completamente il passaggio del cosiddetto la sentinella, no? di quel lavoro, la sentinella che è necessario fare in situazioni come queste. Giovanni. Ti posso rispondere con dei numeri, perché la forza è la forza dei numeri. Ti parlo di Rossano, dove abbiamo affrontato l'ultima ondata pandemica, 272 ricoveri nell'ultima ondata pandemica, 27 decessi in reparto, 13 trasferiti in rianimazione. Questi sono i dati. A voi la risposta. Quindi guardate che 27 decessi in reparto sono tanti. Quindi arrivavano delle persone in condizioni gravissime, quindi con più dell'80% del parenchima polmonare coinvolto, molto
probabilmente, perché non siamo riusciti anche in molti a fare diagnosi, con embolia polmonare già in atto, quindi con un interessamento anche dei vasi, quindi lo scambio gassoso, nonostante tutte le manovre ventilatorie, che per quello che possiamo fare noi, non invasive, quindi non hanno dato esito. Quindi questi sono i dati di un centro. Io attualmente, un conto così alla larga, ho avuto contatto con 444-445 pazienti nei vari centri, sì. Prima Cetraro, poi Rossano, poi qualcosa in subintensiva, poi qualcosa a Rogliano, poi c'è stato pure il centro di Acre. In un momento pandemico l'ASP ha messo quasi in campo 100 posti, come ha fatto l'azienda ospedaliera, però il reparto, questi sono i dati. Quindi ci sono stati 27 decessi in reparto e 13 trasferiti in rianimazione, insomma, non mi sembra poco. Domenico. Abbiamo qui i due generali che combattono questa guerra micidiale ogni giorno. Sul campo. Sul campo, a contare, lo hai appena gente sentito. Gente che sa di cosa parla, perché sennò... Eppure, e non è tempo perso, abbiamo discusso con chi, ma come convinci Raimondo? Come convincere i Raimondo? Allora, come lo convinci? Tu hai fatto naturalmente bingo dal punto di vista giornalistico, perché è il punto estremo che abbiamo dall'altra parte. Ce ne sono, ha ragione il dottore Pasqua, c'è una gran parte di scettici che necessiterebbe solo di maggior convincimento, di essere, come dire, ammaliati con delle spiegazioni scientifiche e anche umanistiche di un certo livello. Io, per esempio, lo dicevo prima, non vedo più campagne di sensibilizzazione adeguate, vedo una specie di arretramento anche sul piano del messaggio sociale che deve stare dentro la campagna vaccinale. Per cui qua siamo davanti al bivio, che è esattamente una strada opposta all'altra. Se si sceglie la rappresaglia, purtroppo che si vada fino in fondo con l'obbligo vaccinale, perché il Green Pass senza i controlli non ha nessun significato. Altrimenti bisogna purtroppo rinunciare ai Raimondo e cercare di lavorare sull'altra parte di non vaccinati che non sono Novax, ma che poi sicuramente convince. Ma cosa dice adesso? Come lo approcci Raimondo, per esempio, su queste problematiche? Raimondo non ce ne deve volere. In questo momento io non mi ci dedicherei più di tanto sul piano governativo e scientifico, perché lo considererei, viste le argomentazioni, la considererei una battaglia persa. E ci sarà tempo e modo perché anche Raimondo possa convincersi, perché non ha niente di più e niente di meno degli altri. E invece concentrerei più sforzo possibile, anche non arretrando, perché le campagne vaccinali, per esempio, i centri vaccinali sono in arretramento, stanno arretrando perché non ci va nessuno, ma anche perché io il messaggio lo vedo meno forte di prima. C'è questa grande confusione. Ecco, un altro problema è che sul piano mediatico nazionale viene dato grande risalto a queste posizioni. Io ritengo che, pur rispettando la libertà di pensiero, ci devono essere comunque dei limiti, perché se Carlo Freccero fa l'ideologo un'ora a sera in diretta, non va bene, c'è un problema lì, c'è un problema perché è un messaggio distorto. Senti, Raimondo, posso chiederti dove attingi le informazioni? Quali sono le tue fonti per attingere? Principalmente il maestro interiore. Poi ho studiato di tutto. Principalmente? Il maestro interiore. Poi? Un maestro yoga. Okay. Ho capito perfettamente, sì. Ma le informazioni scientifiche... Ho studiato matematica, chimica, sì, fisica, ma cina, ho capito. Storia. Ma le informazioni scientifiche relative a questo specifico argomento, cioè il Covid, il vaccino... Cerco i numeri e poi uso la mia testa. Vabbè, da qualche parte però dovrei pure attingere per sapere un po' come funziona nel mondo questa... Sì. Quindi Una delle cose per quanto riguarda i numeri, una domanda che faccio sempre ai dottori. Che sarebbe successo se l'influenza fosse stata curata con dachipirina e vigile a testa? Lo chiedi ai medici questi, esattamente. Qual era la domanda?
se l'influenza. Che succede se l'influenza viene guardata con tachipirina e vigile a testa? Ma l'influenza la curiamo con la vaccinazione, mi risulta. No. Anche lì c'è la vaccinazione Attenzione. annuale che ha ridotto Beh, fortemente la mortalità e ha ridotto le complicanze nei pazienti anziani con tante comorbilità. quindi il vaccino antinfluenzale protegge anche da questo, Raimondo. Non mi sembra che io ho per esperienza diretta persone che facevano costantemente il vaccino antinfluenzale e poi si ammalavano. Mia madre, da quando ha scelto di non farlo, non si è ammalata invece. Vabbè, ma è percentuale, voglio dire, Ma la vaccinazione è fisiologica, è una quella sempre percentuale quella dell'anno fisiologica. Fisiologica, precedente. però, non è che. E in ogni caso, i dati dell'influenza parlano sempre mediamente di 50.000 morti all'anno. Parlavano prima, perché da un paio d'anni sembra che sia sparita. Attino, sono è uno schema. No, tutti, non tutti i numeri che No, questo devo sono dire, da manuale internet, su Google la posizione è questa, cioè il Covid non è niente di più di altro, siamo sempre morti di qualcosa, qua siamo al film western che Clint Eastwood dice a un certo punto dobbiamo pur morire di qualcosa, andiamo al duello, cioè, Se guardo i dati qua. non, io mi rendo conto che tu hai avuto questa intuizione oggi e devo dire la verità, giornalisticamente, ripeto, molto corretta e coraggiosa. Però davvero davanti a due santuari che ho a fianco, perché l'Annunziata e l'ASP hanno fronteggiato l'inferno in queste tre ondate e purtroppo non è finita qui, e io penso che ira immondo, se queste sono le posizioni, e purtroppo non li convinci più. Ecco, non, Antonio Di Gianna. Antonio, mi Ripeto senti? quello che dicevo prima, le motivazioni possono essere diverse. Raimondo, signor Raimondo, c'è una situazione. Io in questa settimana ho continuato a fare il counseling nel mio ambulatorio, come lo fanno tutti i medici di famiglia, e due ultrasettantenni che non si erano vaccinate sono andate a vaccinarsi, e una signora di 53-54 anni che aveva qualche problema, i figli dalla Germania, consigliano di non vaccinarsi, dico: guarda, oggi mi vado a fare la terza dose, passo da casa, vengo a prendere te e tuo marito e ce l'andiamo a fare insieme. E siamo andati a farci insieme il vaccino. Quindi, voglio dire, le motivazioni possono essere tante. È importante fare counseling. Mi sembra che sia importante fare counseling anche al signor Raimondo, che non mette in dubbio che possa anche lui prendersi il Covid. Questo non l'ha mai messo in dubbio. Gli volevo semplicemente dire però che sicuramente se si vaccina avrà forme lievi, non avrà forme gravi, sicuramente non andrà in ospedale, sicuramente non morirà. Probabilmente lui, che è una persona giovane e sana, se la passerà pure se dovesse prendere il Covid con una forma paucisintomatica o asintomatica, però attenzione alla mano, perché sopra gli 80 anni il rischio di mortalità è veramente molto, molto alto di malattie gravi. Però volevo dirvi anche un'altra cosa. Quindi noi facciamo il counseling, abbiamo fatto come medici di famiglia nel periodo marzo-giugno 151.000 vaccinazioni anti-Covid e altrettante nel periodo da giugno ad oggi. Ma la cosa importante che volevo ricordare, che spesso manca, il vaccino è importante, stanno arrivando questi altri due farmaci perché si ammala per Covid, che ci daranno una grossa mano. Ma è importante anche pensare che il Covid lascia dei reliquati, quindi è preferibile prenderselo in forma leggera o per niente, vaccinandosi, usando tutti i mezzi, come dicevamo, di protezione, il distanziamento, la mascherina. Non mi stancherò mai di dirlo, perché è fondamentale mantenere la distanza e la mascherina, soprattutto nei luoghi chiusi. Ma esiste il cosiddetto long COVID, cioè c'è uno strascico della malattia che può produrre problemi cardiovascolari, polmonari, di encefaliti addirittura, problemi di disturbi neurologici, che è tutto un capitolo che si è aperto, che è una conseguenza proprio della malattia. Per cui, quando più è sintomatica la malattia, quando più grave la malattia, tanto peggiore sarà il long COVID, cioè quello che resiste dopo come malattia, dopo i Vabbè. 3 mesi. Per cui abbiamo pazienti che dovremmo fare le TAC polmonari, controllare con lo spirometria, come sarà d'accordo anche il dottore Malomo, continuare a vedere le prove di diffusione alveolo capillare, per dire, perché c'è uno scambio dei gas che viene ridotto, c'hanno affanno.
fanno una piccola salita, prima la facevano normalmente, adesso invece si affannano, hanno difficoltà, hanno tachicardia, hanno disturbi di natura psicologica e quant'altro. Quindi se possiamo evitarcelo di prendere il Covid o prenderci al limite se proprio ci deve venire una forma lieve, forse da un punto di vista strettamente della propria convenienza, converrebbe vaccinarsi e stare, diciamo, attenti. Bene. Questo è il messaggio che voglio mandare. Bene, allora andiamo invece adesso all'organizzazione, no? Perché la sanità calabrese, sanità che ha subito tanti scossoni in questi ultimi 11 anni con commissariamenti, commissari che sono susseguiti e che hanno, come dire, impostato, secondo il mio modo di vedere, l'idea di sanità, senza avere un progetto, diciamocelo francamente, Domenico, ce lo diciamo sempre, no? Avere un'idea chiara su come agire. La pandemia ha creato, come dire, forse anche, un termine forte, ma in questi casi non ne trovo un altro, l'opportunità di intervenire in maniera seria e concreta. Io voglio chiedervi se in questi 2 anni sono ormai, quanti sono? Sono 2 anni? 2 anni, ecco, a vostro giudizio, il sistema sanitario ha saputo rispondere a quelle che erano l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto? Si poteva fare meglio, si poteva fare di più? Ecco, partiamo da Pasqua. Ma io penso che 10 anni di commissariamento ci hanno un po' segnato negli anni. Sicuramente per quelli che sono i numeri di personale medico e paramedico che è andato in quiescenza e che non è stato poi negli anni sostituito. La nostra speranza è quella attuale, cioè il ritorno del commissariamento al nostro presidente, la possibilità di poter gestire direttamente, perché non abbiamo avuto nessun guadagno, nessun risultato in questi anni se non un aggravio di quello che è la spesa diciamo, e quello che sono i deficit che si sono creati nella sanità in Calabria. E io penso che, come me, molti miei colleghi pensano che questo si possa essere la speranza nuova e in quella nuova ventata che è arrivata adesso e che ci possa dare subito una percezione del cambiamento. Sono i numeri, è importante l'assunzione dei medici, è importante l'assunzione degli infermieri, sono quelli che ci sono mancati tanti in questa pandemia, sono quelli che ci hanno messo veramente in In ginocchio crisi. in alcuni casi, nonostante un'abnegazione di 24 ore al giorno sul campo, molto spesso bisognava sopperire a quella che era la carenza umana del personale. Marò. È vero, ha detto tutte cose vere che abbiamo sperimentato insieme. Io direi poi un'altra cosa. Da un punto di vista economico, questo commissariamento, ne parlavamo l'altra sera, la presentazione di un libro. Cosa ha prodotto? Nulla, nessun risparmio. Non si sono riallocate le risorse comprando, assunzioni, con assunzioni, mezzi o altro. Anche questo risparmio di 6-7 milioni di euro, di questo parliamo, quindi rispetto agli anni precedenti, non si sono riallocati in sanità. Questo è grave. Certamente noi partiamo svantaggiati. La pandemia ci ha messo in evidenza tutte le nostre precarietà, quindi ha messo ancora di più in evidenza le nostre precarietà. Siamo una regione che non ha pensato negli anni a modificare alcuni atti aziendali, quindi ci troviamo anche di fronte a questa, perché il commissario viene e mette le pezze dove le può mettere, non può fare o programmare un'azione sanitaria a lungo termine. Il problema dei commissari è proprio questo. Io voglio i direttori generali. Il direttore generale programma un'azione con un programma negli anni, lo sviluppa e lo porta a termine. Il commissario viene a tamponare alcune situazioni. E posso dire che sono stati anche commissari bravi nel tamponare questa emergenza, la terza ondata pandemica. Io non sto parlando della negatività dei commissari, sto dicendo che non ha prodotto quello che poteva produrre un direttore generale con una lunga percorrenza e un programma sanitario valido. Quindi ecco perché dobbiamo ritornare ai direttori generali.
Domenico, siamo in chiusura, andiamo a chiudere. Hanno sbagliato DCA, la rete ospedaliera è irrazionale. Abbiamo visto degli errori elementari, anche alcune cose fatte bene, ma davvero troppo poche. Poi bisogna anche discutere dei commissariamenti delle specifiche aziende ospedaliere e le ASP. Ora però l'equivoco lo vedo già sullo sfondo. Attenzione, perché se ne occupa Roberto Chiuto, ma non usciamo dal commissariamento. Per avere un direttore generale facente funzioni in dipartimento bisogna uscire dal commissariamento. E questa è un'altra cosa ancora. Abbiamo fatto un passo avanti, il presidente di regione che ha vinto le elezioni ci mette alla faccia, si gioca la sfida in nome e per conto dei calabresi, ma le regole del commissariamento purtroppo restano ancora quelle, molto rigide. Siamo in chiusura. Raimondo, certo che prima o poi ti vaccinerai? No. No? Questa è l'unica cosa certa, forse. L'unica cosa certa è che ho la vita, a dire la verità. Okay. Però dato che questo è qualcosa che contrasta la vita, potete star certi. Volevo far giusto notare un'ultima cosa. Ho posto 3 domande, avrei creduto una risposta scientifica, ma non mi è stata data. Ma quale domande? Scusa, che abbiamo perso il conto. Sulla possibilità delle malattie del prione, sulla possibilità che l'mRNA possa essere letto dalla trascrittasi inversa, e su cosa sarebbe successo se si cura l'influenza a contachipirina e vigile attesa. Ci hanno girato intorno, ma in realtà non hanno alcuna risposta. Questo qui dentro possono testarlo tutti quanti, era giusto per rimarcarlo. Poi loro sono degli ottimi medici, non lo metto in dubbio, fanno il loro lavoro, ma è il lavoro di medici materialisti, okay? In cui pensate che noi siamo soltanto un corpo materiale quando non è così. Materialisti. Certo. Hai questa tua idea, va bene, la rispettiamo, siamo in democrazia. Naturalmente, così come però indossi la mascherina, e lo hai detto, per proteggere te e gli altri, perché ti proteggi anche tu quando ti metti la mascherina, non proteggi solo gli altri, no? La mascherina serve per evitare che escano i miei droplet, ma non mi metti al sicuro da quelli degli altri. Ho capito, ma se tu non hai la mascherina, il tuo interlocutore può trasmetterti qualsiasi cosa, no? Può farlo anche con la mascherina, se io ho la mascherina e lui non ha la mascherina. Ma diventa più difficile, complicato con la mascherina però, eh? Soltanto se si utilizza quella là che utilizzano i dottori, quella professionale, questo è vero. Quindi tu continui ad uscire con la mascherina. Se devi partire, però, devi andare a fare un viaggio, hai bisogno del Green Pass. Oppure ti devi sottoporre... Adesso parto con la macchina. Ho capito, ma se devi entrare in un locale, hai bisogno del Green Pass. Nei locali non ci sto andando. E devi farti, come dire, il tampone, se no. Lo toglieranno, tra l'altro. Il tampone devi per forza farlo, no? No. Nei locali non ci sto andando. Non ci va. Incontriamo tra amici che non ci siamo vaccinati, se dobbiamo passare il tempo lo passiamo tra di noi. Tutte e tre non vaccinati. Perché poi quello che succederà tra poco, poi voglio vedere come lo spiegate. Come? Quello che succederà a breve, voglio vedere come lo spiegherete. Che cosa succederà? Quando poi il virus correrà tra i vaccinati. Quando correrà il virus tra i vaccinati. E noi che ce ne siamo stati... o sotto tranquilli in casa, o sotto continuo controllo di tamponi, vedremo quello come lo spiegherete. Ma tu però hai detto che hai fatto un solo tampone, eh? Mica ne hai fatti altri, uno solo ne hai fatti fino ad oggi. In due anni uno solo. Di non doverle fare. Due anni in due solo. Poi hai detto, ci incontriamo tutte e tre, siamo tre amici non vaccinati, sì. Vero? Non vaccinati. Però se qualcuno dovesse infettarsi, speriamo mai... infetta tutti. E poi che si fa? Si guarisce. Va bene. Grazie Raimondo Pace per essere stato con noi. Grazie. Grazie anche a Valentina Iannuzzo che vedevo mentre Raimondo Pace parlava un po' con un minimo di... No, va bene, comunque. Sono scelte.
Antonio Di Gianna, sì, ti faccio intervenire, abbiamo un minuto proprio. Un minuto velocissimo. Raimondo ha detto una cosa ovvia, chiedo scusa. È chiaro che il virus continuerà a circolare nei prossimi anni. Si modifica perché è un coronavirus e saranno più i vaccinati perché sarà il numero maggiore delle persone che è stato vaccinato che si reinfetterà. E questo è il motivo per cui è una guerra continua che dobbiamo fare, dobbiamo vaccinarci continuamente, adesso c'è la terza dose, poi non sappiamo se sarà bisogno di un'altra dose, vedremo cosa potremo fare per combattere questa guerra, con i nuovi farmaci anche che arriveranno, perché è chiaro che è una guerra e quindi è una guerra che dobbiamo aggiornare continuamente le armi per combatterla e per vincerla. Bene, E questo è grazie. il problema principale. Quindi è chiaro che ci saranno i pazienti vaccinati che saranno infettati, ma è normale perché è proprio il coronavirus che si comporta così. Però magari nessuno andrà in ospedale o avrà forme gravi e poi troveremo un'altra arma, saremo costretti a inseguire questo virus fino a quando finalmente non diventerà come il raffreddore e quindi, come dice Raimondo, ci ammaleremo e ci cureremo poco e guariremo subito. E Bene. speriamo che arrivi presto questa Grazie, grazie. variazione del virus. Grazie Antonio Di Gianna. Allora, grazie a Pino Pasqua, siamo in chiusura. Non ho parole per poter rispondere perché in effetti ha paventato tutta una serie di motivazioni che non hanno una razionalità e un nesso con quello che abbiamo discusso tutt'oggi. Giovanni Malone. Intanto io oggi ho il 90% di pazienti non vaccinati. Quindi anche per dare una risposta immediata, al momento io sto ricoverando non vaccinati. C'è qualche paziente vaccinato, ma con grosse comorbidità, anziano e quant'altro, ma la maggior parte sono non vaccinati. Domenico, siamo in chiusura. Meno spazio, purtroppo, dico una cosa anche contro il mio lavoro, meno spazio non a Raimondo, meno spazio a chi immagina di emulare Raimondo, perché ci sono cose più serie di cui discutere. Bene, grazie per essere stati con noi, arrivederci, buon proseguimento di giornata con la nostra rete.